Scientificast, il podcast scientifico più ascoltato dei nottambuli, è alla puntata 326. Ma perché nottambuli, Andrea? Diciamocelo. Perché c'è stato un piccolo inconveniente che ha fatto sì che oggi, caro Marco, ci troviamo a registrare praticamente di notte. Sì, di notte per noi che siamo appunto tardinieri, nel senso che stiamo registrando alle 7 perché ci siamo dimenticati. Il neurone casino. Comune non si è acceso e ci siamo dimenticati di registrare, quindi usciamo in ritardo, scusateci e sappiate che appunto siamo degli idioti. Ciò detto, possiamo iniziare a parlare di argomenti scientifici, circa scientifici. Pseudoscientifici. Tipo Tunguska? Tunguska, dai. Tunguska, vabbè, è uno dei più, cioè non si sa in realtà cosa sia successo, molto probabilmente è stato un meteorite, però è ancora dibattuto. Una piccola cometa, leggevo da qualche parte, che più che un meteorite pensavo fosse un blocco di ghiaccio, però non che cambi molto, diciamo, una volta che entri in atmosfera e ti disintegra. Meno male che si è vaporizzata, perché appunto il 30 giugno del 1908 c'è stata questa esplosione nella Siberia dell'Est, ha distrutto un'enorme area di alberi, di foresta, grazie al cielo, perché appunto poche ore dopo a quella latitudine poteva colpire Mosca o altre città europee, e non si è ancora ben capito cosa sia successo. Appunto, può essere ghiaccio, un piccolo asteroide, però non si è visto il cratere, insomma, per questo poi la questione è ancora dibattuta. Sono stati trovati frammenti di rocce che potrebbero essere meteoriche in fondo ai laghi, ma ancora non è per niente chiaro. Ci hanno fatto puntare su X-Files, questa è la cosa più importante. E ovviamente lì era esplosa l'astronave aliena. Diciamo che non è lo scenario più plausibile. Quale? Il meteorite o l'astronave? L'astronave aliena. Beh, complotto, non ce lo vogliono dire. Però appunto noi ne parliamo perché in realtà una nuova ipotesi, anche se anche questa non è chiarissima, perché appunto mancando il proiettile, mancando i frammenti, mancando il cratere, un'altra delle ipotesi è stata, che è stata avanzata in questi giorni, è stata che in realtà la cometa avesse colpito l'atmosfera e fosse rimbalzata, la cometa, un meteoro, quello che fosse, rimbalzata sugli strati più alti dell'atmosfera, creando solo un'onda d'urto che appunto schiacciò gli alberi, perché tutti questi alberi sono, come forse i nostri ascoltatori sapranno, sono stati come schiacciati dalla mano di Dio, bruciati, ma non sono stati disintegrati o appunto fatti sparire come potrebbe essere stato se un oggetto avesse toccato terra. E quindi una ipotesi avanzata in questi giorni appunto è che questo meteorite avesse in realtà colpito gli strati più alti dell'atmosfera e fosse rimbalzato via senza appunto toccare il suolo. Però creando comunque una violentissima onda d'urto. Ci sono le fotografie, tra l'altro, sono di svariati anni dopo. Cioè, se uno cerca, trova delle foto di questi alberi. Sì, anni 28, 29, sì. Ma sono di più di 10 anni dopo, ed è impressionante comunque vedere la distesa d'alberi, tutti come se fossero pettinati in terra. Sì, è proprio la mano di Dio. È come quando uno va sul prato, schiaccia l'erba. È tutto consistente con un'esplosione sferica, tra l'altro. E tra l'altro poi non era immensamente più grande di quello di Chelyabinsk. Chelyabinsk credo che fosse 20 metri e Tunguska stimano, se fosse appunto stato un meteorite e non un'astronave, 65 metri. Quindi comunque sì, più grande, ma non tanto più grande. Poi e meteoriti però, nel caso di, diciamo, un'esplosione che viene a, come posso dire, un'esplosione che avviene a causa della vaporizzazione circa immediata di un oggetto di quelle dimensioni, il fattore 3 in diametro è enorme. Beh sì, certo, tipo un fattore 80 in massa, e quindi sono una roba, sì, spaventosamente grande. La stima è di 10 megatoni, equivalente a un'esplosione di 10 megatoni di combustibile convenzionale, oppure una bomba nucleare da 10 megaton. Quindi comunque stiamo parlando di, grosso modo, 1000 volte Hiroshima e Nagasaki, vuoto per, sì, pieno.
Castel Bravo, ecco, Castel Bravo, anche la perché più lì grossa. va sempre ricordato che a Castelbravo i fisici topparono alla grande i conti, si dimenticarono la lezione del litio e gli venne 15 megatoni invece che 5, e irradiarono appunto una nave, il peschereccio giapponese, e ci furono di nuovo dei morti giapponesi per esplosioni nucleari statunitensi, che appunto se non fosse per i morti sarebbe quasi comica come situazione. Ma soprattutto poi fece nascere Godzilla, fu da lì che nacque il mito di Godzilla, da questi piccoli errorini di calcolo fatti da fisici che vabbè, anche lì giocavano col fuoco, è chiaro. Però comunque ricordiamo sempre, i russi vincono su tutti con la bomba dello zar con 50 megatoni, che doveva essere 100, e persino i russi dissero forse è troppo, l'aereo forse non riesce a salvarsi, a uscire dall'onda d'urto, e quindi ridussero l'esplosione a 50 megatoni. Comunque, tornando a Tunguska, appunto, quello che lascia perplessi, appunto, a parte il tipo dell'impatto, o comunque la questione aperta, è poi la distribuzione di questi oggetti, il fatto che questi asteroidi non si trovino, no? Non c'è, ci sono vari programmi di ricerca che li osservano, ma poi nessuno che è adibito sistematicamente alla ricerca di questi oggetti, e spesso quando ci sono è troppo tardi. È quello sicuramente, la ricerca di questi near Earth oggetti potenzialmente pericolosi è qualcosa di estremamente importante, anche perché in realtà la probabilità di essere colpiti da un oggetto o di subire le conseguenze di un urto di un oggetto extraterrestre sulla sull'atmosfera terrestre, la probabilità è estremamente bassa. Già il 70% grosso modo della superficie della Terra è coperto dall'acqua, quindi già quello ti dice che hai già meno di una probabilità su tre se picchi a caso di essere colpito. Dall'altra parte, in realtà gli esseri umani vivono per la stragrande maggioranza in concentrazioni piccole, quindi nuovamente la probabilità è molto piccola. D'altra parte, se invece un oggetto come Chelyabinsk, che è successo relativamente pochi anni fa, ci sono un sacco di filmati molto impressionanti, bisogna dire, o Tunguska, si ripetesse in una zona densamente abitata, farebbe una strage spaventosa. Esatto, e poi appunto la cosa di nuovo tragicamente comica è che avendo noi teoricamente i mezzi tecnici, se non altro per tracciare questi oggetti, non lo si faccia, che è un po' un eco di quello che sta succedendo nel periodo virus, Covid, seconda ondata e così via. Cioè, in teoria la tecnica c'è, però poi manca o la volontà politica o i soldi, perché questo degli asteroidi è solo una questione di finanziamenti, costerebbe anche relativamente poco. Però di Chelyabinsk era stato poi trovato un oggetto che pesava più di 500 kg, Sì, in fondo al tipo lago, sì. una vecchia Fiat 500 di rimanenza di questo oggetto. Mentre Beh. invece a Tunguska non è mai stato trovato nessun resto, quindi cioè è più compatibile Tunguska con un'esplosione in atmosfera o eventualmente con questa teoria del rimbalzone, che è abbastanza curiosa, nel senso che fa, come posso dire, facciamo fatica a immaginare un oggetto che rimbalza sull'atmosfera. Però è come quando noi tiriamo un sasso piatto sulla superficie di un lago. Anche il sasso sulla superficie del lago può rimbalzare ed è un rischio a cui vanno incontro, ad esempio, gli astronauti, nel senso che se lo Sì, Space se. Shuttle, per esempio, aveva un certo angolo di attacco con cui entrare in atmosfera. Se entrava troppo dritto, troppo perpendicolare, diciamo, alla superficie della Terra, rallentava troppo poco la sua discesa e si poteva schiantare. Se entrava troppo di pancia, diciamo, esponendo troppo la superficie inferiore del mezzo all'atmosfera, rischiava di rimbalzare e non era ovvio se dopo un rimbalzo, gli astronauti sarebbero stati in grado di recuperare e effettuare la discesa correttamente. Quindi effettivamente l'ipotesi è abbastanza curiosa, però se l'oggetto fosse più grande di quello che è stato ipotizzato, magari, e fosse arrivato a volo molto radente rispetto all'atmosfera, è un'ipotesi che non è completamente, cioè non è poi così improbabile. Diremmo non è campata in aria, se non fosse che uno potrebbe fare una pre-barza che è brutta come la barza che seguirà. Però sì, rimane comunque un evento affascinante,
E appunto di nuovo è legato poi alla protezione planetaria, perché in ogni caso, come dici tu, le probabilità sono bassissime, però essendo come tutto in natura, seguendo una legge di potenza, ci stanno pochi oggetti grossi, quelli grandi sono noti, poi quelli piccoli bruciano l'atmosfera, non fanno danni, e quelli intermedi può sempre accadere. Tra l'altro non abbiamo assolutamente la tecnologia per deviarli, cioè lo scenario alla Bruce Willis, richiede, cioè tutti gli scenari realistici richiedono di deviare la traiettoria della cometa 10 anni prima, quindi assolutamente oltre ogni, innanzitutto fuori dei tempi di Hollywood, che si fa sempre all'ultimo secondo, altrimenti non è divertente, ma soprattutto fuori di una qualunque tipo di missione con sonda che possa andare lì o far esplodere la solita bomba nucleare, o anche no, dipingerlo di nero. Una delle ipotesi più pragmatiche di cambiargli l'albedo e far sì che poi la pressione di radiazione del sole Lo faccia deviare. la faccia deviare. Però appunto 10 anni prima, 8 Mentre anni. invece capita che questi oggetti vengano scoperti 10 giorni Sì, prima. nel tempo. Beh, perché è logico, del resto, quello è nero su sfondo nero, non si vede, non c'è appunto un programma dedicato a fare Molto questa cosa. piccolo. È piccolo, cioè la distanza giusta, piccolo ma cattivo, come buchi neri, no? I buchi neri, quelli veramente ignoranti in termini romani, cioè quelli cattivi, sono quelli piccoletti, no? I supermassivi stanno là, paciocconi. La gravità vicino all'orizzonte degli eventi è quasi quella di una stella normale, perché stai molto lontano. Quindi è lo stesso per gli Inghiottono asteroidi. un'intera galassia, magari però con calma. Sì, è tipo un erbivoro, no? Un brontosauro dei buchi neri. Che I mangiucchia. raptor sono quelli piccoli. Mangiucchia lentamente tantissimo. Comunque, giusto per dare due numeri, l'evento di Chelyabinsk è avvenuto il 15 febbraio 2013. Al confine, diciamo, tra Russia e Kazakistan è stato avvistato questo oggetto. Veramente, se andate a vedere, trovate dei filmati di gente. In Russia moltissime persone evidentemente non si fidano dell'assicurazione della macchina e hanno una telecamerina sempre accesa. Quindi ci sono un sacco di filmati dalle macchine della gente, delle cose più strampalate. Quello è un oggetto di dimensioni stimate di una quindicina di metri e della massa di una 10.000 tonnellate. Quindi già, comunque un oggetto non piccolo, e è entrato in atmosfera con una velocità stimata di circa 50.000 km all'ora. E questo è entrato in atmosfera e si è disintegrato a altissima quota. L'atmosfera convenzionalmente finisce a 100 km d'altezza. Di fatto la densità dell'aria è già estremamente ridotta a 10-15 km d'altezza. Questo oggetto si è disintegrato tra i 30 e i 50 km dal suolo, quindi piuttosto a un'altezza ancora molto elevata, e diciamo, l'oggetto che si è trovato è dicevamo, questi 570 kg in fondo a un lago. Nel frattempo, l'onda d'urto dell'esplosione, a parte accendere per un attimo praticamente un nuovo sole in cielo, ha disintegrato migliaia di edifici, ha portato Beh, i vetri, all'ospedale, non gli edifici, cioè sì, i no, vetri. sì, danneggiato migliaia di edifici, tipo 200.000 metri quadri di finestre, stimano, e questo ha portato al ferimento di un sacco di gente. Cioè, la cosa più problematica non è tanto il fatto che abbia fatto cadere o danneggiato o fatto volare oggetti di tanti tipi, ma proprio le finestre. I vetri delle finestre che esplodono con un'onda d'urto di questo tipo hanno ferito più di 1.000 persone, anche qualcuno gravemente, pochi per fortuna. Non ci sono stati morti, però stiamo parlando di una zona molto poco densamente abitata, cioè c'erano poche piccole città e tutte molto lontane tra di loro, quindi diciamo non ha avuto conseguenze particolarmente gravi, nonostante fosse un'esplosione stimata dell'ordine di 500 chilotoni, quindi già una trentina di volte superiore all'esplosione di Hiroshima. Non diciamo, non proprio una piccolezza, per un oggetto di soli 15 metri di diametro. Oggetti di 15 metri di diametro, l'universo è pieno, cioè il sistema solare è pieno di piccoli oggetti. Di piccoli oggetti che si aggirano
tra i vari pianeti di varia natura, ferrosi, rocciosi, di ghiaccio. E questo è un po' appunto Eh sì, perché qualcosa di dipende potenzialmente anche, pericoloso, ecco. a parità di raggio, appunto, dipende se ti colpisce il ghiaccio, magari si scioglie nell'atmosfera, roccioso pure pure, ma se è ferroso fa veramente i danni, perché appunto sono tre classi, grosso modo, di oggetti, come dici tu, le comete che sono ghiacciate, rocciosi e ferrosi. Ferrosi ovviamente sono più densi e l'atmosfera non la vedrebbero proprio, arriverebbero giù proprio. Causando, toccando la superficie terrestre, causando potenzialmente dei danni molto, molto elevati. Sui danni del vetro, anche purtroppo l'incidente di Beirut è stato visto più volte, appunto tutti i vetri della città sono andati distrutti e la maggior parte dei feriti sono dovuti a quello, quindi è chiaro che poi non è necessario avere il cratere di nuovo, stile Bruce Willis. Credo che ci sia questo filmaccio Greenland che tocca questo argomento, però non l'ho visto C'è una perché cultura spaventosa per quello che riguarda è uscita adesso, ma i non l'ho visto film. perché Poi sembra una boiata. Vabbè, li tratti malissimo. Non sei, sei veramente ma crudele quello nelle che dicono sempre, tue mai andare al cinema a vedere un film con un fisico, perché ovviamente no, la Lascia quantità stare. di errori o di inconsistenze o di. Quando ho visto Interstellar volevo togliere il Nobel a Kip Thorne. Ma poveraccio, quello pure troppo è fatto, nel senso che è chiaro che Nolan voleva fare, ma non ritorniamo là, ne abbiamo parlato tante volte, lui voleva fare le cose fighe, dice ci mettiamo questo, ci mettiamo questo, ci mettiamo questo, gli fa come ti pare. Io vedo che piangeva sangue Sì, il sì, povero sì, Kip sì, sì. Thorne. Sì, vabbè, però poi si è consolato col Nobel, per cui direi Direi che gli è andata ancora bene. che. Ok, direi che è giunto il momento di lasciare la parola al nostro intervento esterno di oggi, che è un'intervista che ha fatto Luca, il nostro Luca, a Alfredo Ongaro, che è postdoc presso l'Istituto di Scienze Fotoniche di Barcellona, e con lui parla di microfluidica e in particolare di organon e chip, cioè l'emulazione della funzionalità di cellule dei nostri organi all'interno di sistemi miniaturizzati e artificiali, che è una cosa che diciamo, è un po' quello che noi ci aspettiamo, una delle possibili vie per il miglioramento delle nostre capacità diagnostiche nel futuro. Salve a tutti amici di Scientificast, benvenuti in questo intervento esterno. Io sono Luca e dall'altra parte abbiamo Alfredo Ongaro, PhD alla Heriot Watt University e adesso postdoc presso l'ICFO, l'Istituto di Scienze Fotoniche di Barcellona. Ciao Alfredo! Ciao Luca, ciao a tutti. Io e Alfredo ci conosciamo da un po' di tempo, abbiamo fatto, cioè io mi trovavo a Edimburgo per il mio Erasmus e lui aveva iniziato appena il dottorato e adesso siamo uno a Londra e uno a Barcellona, però continuiamo questa amicizia a distanza. Alfredo, allora, oggi volevo parlare con te principalmente perché volevo rispondere, far rispondere in qualche modo ad una domanda che era stata posta varie volte durante il podcast oppure sul sito. In particolare ci avevano chiesto molte volte di parlare di chimica di flusso o in generale reazioni in flusso, però in particolare si era posto il problema della microfluidica. Cioè, allora abbiamo cercato di rispondere spiegando che appunto la microfluidica coinvolge la miniaturizzazione di tutti quei processi di reazione chimica che prima erano relegati ai cosiddetti processi batch, quindi a palloni, vetreria, volumi altissimi, mentre la microfluidica cerca di dare una risposta in miniatura. Tu che sei un esperto di microfluidica, cosa ci puoi dire in maniera più dettagliata? Cosa si intende per microfluidica e quali sono le applicazioni della microfluidica? Va bene, cercherò di essere il più Conciso conciso, possibile. possibile. Allora, in generale la definizione da manuale è che la microfluidica è lo studio e la manipolazione dei fluidi a livello micrometrico. Cosa significa? Partiamo prima dal livello micrometrico. Immaginate che la microfluidica opera in dimensioni che sono un millesimo lo spessore di un vostro capello. Poi, manipolazione dei fluidi, perché?
Praticamente quello che succede a quella scala, a livello micrometrico, è che i fluidi si comportano in maniera più predittibile. Quindi questo porta a ricercatori, scienziati o anche a persone che fanno dei test usando questi chip microfluidici a controllare meglio tutte quelle operazioni che solitamente sono meno controllabili a volumi altissimi. Un tipico esempio di dispositivo microfluidico è il test di gravidanza, che praticamente funziona dove c'è un foglio di carta dove con della cera è stato creato questo canale microfluidico e sono state messe su un pezzettino di carta delle molecole che poi reagiscono con gli ormoni o quello che si vuole per detettare se una persona è incinta oppure no. E quindi in quel caso vedrete o la faccina che sorride o triste, dipende dai punti di vista, o le due lineette o quello che Questo era è. un Quindi questo è un esempio, esempio banale. esatto, che non avevo neanche idea fosse a base di microfluidica, quindi la microfluidica c'è anche in cose che noi non immaginiamo, anche molto semplici. Sì, tra l'altro, a proposito di questo, l'esempio di microfluidica più famoso e più usato possibile che ha sbancato il mercato è la stampante. La stampante usa dispositivi microfluidici appunto per stampare l'inchiostro sulla carta. Quindi giustamente, perché quando si parla di quindi stampanti e getto d'inchiostro, quindi le inkjet, quelle che abbiamo sempre impiegato, anche lì abbiamo dei canali che sono dell'ordine del micron, l'ordine del micrometro, quindi. Sì. Sì, Ok. che in generale vanno dai 500 nanometri ai 500 micrometri. Ok, e quindi per quanto riguarda poi la dispersione dell'inchiostro, cioè quindi canali di questo tipo risultano, diciamo, fornire l'inchiostro in maniera più controllata, quindi con un flusso più controllato. Esatto, evitando schizzi non voluti tipici di flussi turbolenti. Altre applicazioni della microfluidica poi ricadono per esempio in tutte quelle applicazioni in cui la manipolazione dei campioni e dei fluidi deve essere precisa e soprattutto il volume del campione che si va ad analizzare è molto piccolo. Un'applicazione che dal 2005 ad oggi ha avuto un boom esponenziale, soprattutto per quanto riguarda la presenza di dispositivi nel mercato, è quella che si chiama organo-on-a-chip. Organ-on-a-chip letteralmente sta per organo in un chip, che il nome di per sé è un po' fuorviante, però è un po' per dare quel wow Quindi non factor. mi stai dicendo che inseriamo un rene all'interno di un canale microfluidico? Esattamente no, non è possibile, anche perché sarebbe un canale molto più grande. Quello che succede è che si mima ed emula quella che è la funzionalità di un organo all'interno di canali microfluidici. Questo come viene fatto? Per esempio, all'interno del canale, immaginatevi voi un corridoio molto grande, vengono fatte crescere le cellule tipiche dei tessuti che costituiscono un organo. Questo perché in questa maniera si possono testare gli effetti dei farmaci sugli organi, sia a livello singolo dell'organo che a livello sistematico di tutto il corpo, quindi ci sono applicazioni che prevedono che in un dispositivo si emulano diversi organi del corpo, per esempio il cuore, il fegato, i reni, i polmoni, per vedere quindi anche come il farmaco, magari se testato solamente sul fegato, dà un effetto, mentre visto in maniera sistematica scaturisce un effetto o superiore o minore. Ok, Quindi immaginando per un organo, per esempio, il cuore, ok? Sappiamo più o meno tutti che il cuore è costituito anche da valvole e da comunque altre, non solo quindi da canali che possono essere emulate come nel caso delle vene e delle arterie. Si possono quindi anche riprodurre questi altri tipi di strutture o soltanto i canali? no, sì, è possibile e viene fatto. Viene fatto e soprattutto è molto importante che viene fatto. Per esempio, vengono usati materiali che sono flessibili, molto flessibili e resistenti anche dal punto di vista meccanico, per simulare proprio la funzione che hanno le valvole e quindi simulare
come il sangue arriva, per esempio, al cuore, o per dare, come si dice, dei cicli di stress al tessuto. Questo è molto importante perché non solo si emula la fisiologia dal punto di vista della morfologia, ma anche dal punto di vista meccanico. Perché magari non è noto a tutti, le cellule che costituiscono i tessuti hanno una risposta fisiologica sia all'ambiente che li circonda, sia alle componenti meccaniche che le fanno parlare tra di loro. Oh, perfetto. Questo per un tessuto, diciamo, altamente specializzato come può essere quello cardiaco o quindi cellule cardiache. In realtà è po possibile impiegare questi device, quindi queste celle microfluidiche, anche per cellule meno specifiche, quindi che ne parliamo di staminali o in generale di celle che non sono ancora differenziate, per darle una possibile differenziazione o anche solo per capire questi meccanismi di differenziazione? Sì, è possibile e questo, diciamo, si sposa anche con quella che è l'ingegneria tissutale, che è l'ingegneria che studia i tessuti biologici, dove in particolar modo si ricrea in questo organo e chip quello che è l'ambiente tipico di un organo e mettendo all'interno le cellule staminali o di un paziente o tipiche non umane, si va a vedere come queste si sviluppano rispetto all'ambiente in cui stanno. Un'altra applicazione in cui vengono usate le cellule staminali è che possono venire prelevate da un paziente, vengono fatte differenziare nell'organo in cui si vuole che si differenzino, nei tessuti dell'organo di cui si vuole che si differenzino, e poi praticamente si va a testare il farmaco per ricadere sull'applicazione della medicina personalizzata, dove in un futuro un paziente va dal suo medico di fiducia e gli viene prescritto un farmaco, non si sa se il paziente è allergico oppure no, o non si sa se il farmaco può avere un effetto benefico al 100% oppure no. Quello che in futuro potrebbe essere fatto è che una volta prelevate le cellule del paziente, queste vengono differenziate nei diversi tessuti dei diversi organi per poi testare l'effetto del farmaco. E questo è quello che viene chiamato human on chip, ovvero umano in un chip. Quindi allargare all'intero corpo, ovviamente, dal punto di vista, diciamo, della diagnostica di malattie eventualmente. E, una domanda, diciamo, adesso entriamo nello spazio etico dell'intervista. Sì. Cioè, sappiamo benissimo di quanto siano necessarie, ovviamente, sperimentazioni animali e quindi come trial iniziali per poi passare all'uomo. Ci sarà secondo te la possibilità eventualmente con lo sviluppo di queste tecnologie di organ on a chip e quindi human on a chip di bypassare il test animale? Cioè, e quindi al momento la domanda è quanto sono efficaci queste tecnologie e quanto in futuro potrebbero sostituire quelle che sono le normali procedure che abbiamo oggi per quanto riguarda il test di farmaci o vaccini, considerando la situazione in cui siamo al momento. Allora, sì, questo in realtà è uno degli obiettivi che l'organo on a chip si prefigge, ovvero quello di fornire uno strumento alle case farmaceutiche e non solo, in ordine per maniera tale da evitare tutte le sperimentazioni animali, anche perché una sperimentazione su un topo, come può essere ad esempio un maiale, non rispecchia quella che è l'anatomia e la fisiologia umana al Certamente. 100%. In più, fare questi test sugli animali non solo è molto costoso, ma richiede anche molto tempo. Con l'organo on a chip, quello che si può fare è che si riesce a fare un multiplexing, ovvero si riesce a moltiplicare il numero di esperimenti che si può fare in un singolo dispositivo, e quindi si fanno più esperimenti in minor tempo, e sì. In un futuro si andrà a utilizzare uno strumento che emula meglio quello che è il corpo umano.
Alfredo, ti ringrazio tanto per questa intervista. Veramente speriamo che in futuro potremmo riuscire anche, l'aspettativa vera è quella di riuscire anche a semplificare, a velocizzare questi protocolli, anche a fronte di nuove, speriamo non epidemie, ma anche altri problemi che sono sempre presenti, come appunto come diceva l'ingegnere di Sudale, quindi trapianti. O se anche lo sviluppo di cure per malattie che sono presenti ancora oggi. E rimando la linea allo studio virtuale. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti, grazie Luca, ciao a tutti ancora. Bentornati in studio, grazie Luca, grazie Alfredo per questa interessante chiacchierata e siamo pronti a tornare a parlare di altre cose, anche se so che la barza incombe. Facciamo la barza e poi andiamo alle cose più serie. La No, barza ti volevo purtroppo. chiedere, se, secondo te, chi è la più grande compositrice di musica del mondo, della storia, dell'universo totale? 42 non conta come risposta, 42 eh. va bene comunque, però secondo noi, cioè, è stato fatto un sondaggio ed è la nonna di Beethoven. Lasciamo quel giusto attimo di silenzio Sì, anche in onore della sordità di Beethoven. E di chi è sopravvissuta a questa cosa, di cui rivendico la paternità, quindi se mi volete venire a cercare sono pronto ad assumermi le responsabilità Ma e non sappiamo in parliamo. che continente cercarti, E questo è il neanche problema. io, io sto cercando faticosamente di andare in Giappone, ma ovviamente l'inefficienza italica, anzi laziale, convoluta con la selezione. La rigidissima selezione all'ingresso dei buttafuori giapponesi. Sì, anche direi un pizzichino razzista giapponese perché fa appunto discriminazione di tipo razziale, rende tutto molto complicato, però ci sono ben altri problemi che questo. Prendere la cittadinanza. Deve No, essere perché loro sono, e semplicissimo figurati, loro prendere la sono cittadinanza. monosistema operativo, cioè se prendi quella giapponese devi rinunciare a quella italiana, non è possibile avere più di una cittadinanza secondo loro. Tra l'altro credo che sia facilissimo prendere la cittadinanza giapponese. Sì, ha voglia. No, no, si fa, non è impossibile, però è complicato. E devi stare lì, devi avere la permanent residence e tutta una serie di cose per qualificare. In realtà il visto per quelli che loro chiamano highly skilled, cioè quelli che hanno alte skill, cioè che hanno un dottorato oppure sono in formazione post-universitaria, non è difficile averlo, basta avere qualche pubblicazione, eccetera. Il problema è tutte le condizioni a contorno. Però, vabbè, non, ripeto, ci sono ben altri problemi che questo. Soprattutto in questo periodo. Esatto. Ma in questo Andiamo. periodo, in realtà, abbiamo anche letto in questi giorni una notizia che, diciamo, alla primissima apparenza è davvero straordinaria, gigantesca. Cioè la scoperta di un materiale che diventa superconduttore a temperatura ambiente. Però è una ciappola per parafrasare il buon vecchio ammiraglio Akbar, nel senso che dov'è la fregatura? E beh, diciamo, la piccola fregatura è che è un materiale di difficile utilizzo, nel senso che una mescolanza di acido solfidrico, idrogeno e altre robette che insomma non sono proprio facilissime da maneggiare in generale. La grossa fregatura è che questa cosa avviene a una pressione mostruosamente grande, cioè vicina a 3 milioni di atmosfere. Sì, dicono che è 3/4 della pressione che c'è al centro della Terra, quindi insomma sarà anche a temperatura ambiente, ma la pressione non è quella ambiente, non ci siamo proprio. Però. Bene, diciamo abbastanza lontano da condizioni che siano realmente utilizzabili. La cosa curiosa, la superconduttività è tutta una storia curiosa, nel senso che già il primo a scoprire la superconduttività, che è stato Camerlingh Onnes, un fisico danese, in realtà quello che lui è riuscito a fare di veramente eclatante è stato liquefare l'elio. Cioè prendere dell'elio gassoso e farlo diventare elio liquido è una cosa estremamente complessa, perché diciamo all'interno nel suo raffreddamento ad un certo punto bisogna fare un'operazione complicata per
utilizzando parte di gas freddo per raffreddare un'altra parte di gas freddo, altrimenti l'elio uno lo comprime, mediamente gli altri gas uno li comprime, li raffredda, li comprime, lascia che si raffreddino, e quando ha raggiunto, raffreddi una temperatura ambiente, quando ha raggiunto una pressione sufficiente, abbassa la pressione di colpo, riporta la pressione atmosferica, e a quel punto, per, diciamo, le leggi dei gas, si raffreddano violentemente questi gas e liquefano. È la bomboletta, no? Quando tu sprezzi la bomboletta, il gas si espande e quindi si raffredda, per quello che. Invece l'elio non ha questa caratteristica, cioè non si riesce a ottenere l'elio liquido con questo, diciamo, con questo gioco. Bisogna fare un'operazione un po' più complessa. Camaligonnes riesce a fare questa operazione, è tutto bello contento e dice: fammi capire una cosa, se io prendo un metallo e lo raffreddo, la sua resistenza diminuisce. Diminuisce, diminuisce, diminuisce. Secondo me, da qualche parte, avvicinandomi allo zero assoluto, deve risalire. Perché quando arrivo allo zero assoluto, quello che mi aspetto è che gli elettroni stiano fermi. Perché tutto deve star fermo. Allora, raffredda, 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 Mercurio, la prima cosa che prova, e scopre a 4 Kelvin che il mercurio diventa superconduttore, cioè che la sua resistenza, invece di iniziare a risalire, improvvisamente crolla a zero. Io vorrei vedere, vorrei vedere che faccia ha fatto quando ha visto la prima volta. Dice: no, aspetta un attimo, ma perché fa il contrario di quello che volevo? Comunque, sta di fatto che qualche anno dopo avrebbe preso il premio Nobel per la liquefazione dell'elio. Lo ricordiamo come il padre della superconduttività. Era riuscito anche a portare l'elio al di sotto dei 2 Kelvin e 2, dove diventa superfluido. Ma in realtà ci sono voluti tipo 100 anni perché si riscoprisse nei suoi appunti che era stato il primo a osservare l'elio superfluido. Siamo nel 1911, si scopre la superconduttività e ci vogliono quasi 50 anni perché qualcuno scopra dal punto di vista teorico che cosa c'è dietro, cioè quale meccanismo può spiegare questo effetto di perdita della resistenza. Detto in parole molto, molto semplici, la corrente è portata da elettroni che camminano dentro, ad esempio, in un metallo, dentro un reticolo cristallino fatto di ioni positivi. Cioè, se io prendo un pezzo di rame, il pezzo di rame è fatto da tanti ioni rame più, con qualche più, non sono un chimico, quindi non so quanti, che sono disposti lungo un certo, diciamo, come se fossero dentro un reticolo cristallino, e poi ci sono degli elettroni che sono liberi di muoversi all'interno di questa matrice. Gli elettroni rimbalzano contro gli ioni e perdono energia. Quindi se io spingo gli elettroni con una differenza di potenziale, quelli si camminano dentro il rame, ma nel loro muoversi cedono parte della loro energia al reticolo cristallino, scaldandolo. Questo è il motivo per cui un cavo percorso da corrente si scalda, e l'energia che perdono, l'effetto che si ha nell'energia che perdono, macroscopicamente, è vedere una resistenza elettrica. La superconduttività è un fenomeno puramente quantistico, quindi se io prendo un oggetto, diciamo un elettrone, l'elettrone in realtà può scambiare energia non come vuole, può scambiare energia quantizzata. Cioè può scambiare con il reticolo cristallino determinate quantità di energia che sono legate alla natura fondamentalmente del reticolo che c'è intorno. Ora, se l'elettrone ha una certa energia e il reticolo cristallino può assorbire un'energia minima che è più grande, il quanto di energia più piccolo che può assorbire è più grande di tutta l'energia che l'elettrone va solo incontro a urti elastici all'interno del reticolo. Quindi di fatto gli elettroni interagiscono, possono interagire solo tra di loro. Quello che diciamo, l'immagine che è stata osservata, diciamo, che è stata creata per dare questa impressione è che gli elettroni è come se si legassero tra di loro e condensassero in oggetti che non sono più elettroni a spin un mezzo, ma coppie di elettroni a spin intero che si muovono come l'elio superfluido, che è un altro stato fortemente, come posso dire, vincolato dalle sue proprietà quantistiche, ma un oggetto macroscopico. Di fatto, l'elio superfluido è un liquido che si muove senza attrito. Le coppie di elettroni, le coppie di Cooper
all'interno di un superconduttore si muovono senza attrito all'interno del materiale superconduttore. Ora, questa cosa è relativamente facile da immaginare quando si pensa a un oggetto molto freddo. Un oggetto molto freddo, non ci sono stati di vibrazione degli atomi che compongono il reticolo, quindi sono tutti lì fermi, si comportano come se fossero tutti legati tra di loro, diventano come un unico blocco, quindi il piccolo elettrone che ha la sua piccola quantità di energia, se vuole cedere energia al reticolo, deve cedere energia a tutto il reticolo. Il reticolo per muoversi tutto insieme ha bisogno di energia piuttosto grande e quindi succede questa transizione al di sotto di una certa temperatura per cui il singolo elettrone non ha abbastanza energia per cederne anche un qualcosa al reticolo. Questa cosa è abbastanza stramba già di per se stesso, ma se io dico, vabbè, vado a temperature mostruosamente basse, il mercurio diventa superconduttore a 4 Kelvin, il piombo a 7, il niobio a 9, insomma, ci sono materiali che hanno questa, come posso dire, che hanno queste caratteristiche, ma a temperature mostruosamente basse. Poi si sono iniziati a scoprire materiali che hanno iniziato ad avere temperature un po' più elevate, il nitruro di niobio a 16 Kelvin, diciamo, il niobio trestanio è utilizzato nei grossi magneti a temperature ancora più elevate, poi piano piano si sale. Fino agli anni 70 il materiale a temperatura più elevata conosciuto, il superconduttore a temperatura più elevata conosciuto, era il niobio 3 germanio a 23 Kelvin, comunque sempre a temperature molto basse. Poi nell'86 avviene la prima grossa rivoluzione. Si scopre che ci sono dei materiali che smettono di essere metalli o leghe metalliche sostanzialmente, ma iniziano ad essere dei composti più complessi. Bario, lantanio, rame e ossigeno, in quel caso, una particolare ceramica fatta di questi materiali diventa superconduttrice a 35 Kelvin. Questo, a parte il fatto che è una temperatura molto più elevata rispetto ai 23 del niobio 3 germanio, la cosa interessante è che non è più un metallo, una lega metallica o un composto intermetallico, ma è una ceramica, cioè una roba che a temperatura ambiente praticamente è un isolante. Poi si trovano tutta una serie di altre ceramiche che sono state trovate, un certo numero di altre ceramiche, fino ad arrivare a oltre 100 Kelvin, che temperature ben superiori a quelle dell'azoto liquido, che quindi, diciamo, in un certo punto di vista sono molto più semplici da maneggiare. Cioè, fare l'elio liquido è molto costoso, è molto complesso, fare l'azoto liquido, uno prende dell'aria, la comprime e dopo un po' ottiene l'azoto liquido, schiaccia, schiaccia, dopo un po' lo trova. Quindi è molto, molto più facile per certi versi. Poi sono state trovate altre classi di superconduttori, a base di ferro per esempio, che sono molto, molto interessanti perché possono arrivare a temperature abbastanza elevate, non elevatissime, ma comunque piuttosto elevate. E poi diciamo, come posso dire, l'ultima scoperta davvero imponente è quella di avere dei composti che di per se stessi non sembrerebbero neanche particolarmente attraenti, come l'acido solfidrico, e portarli a pressioni molto elevate. Fino a pochissimo tempo fa, fino a poche settimane fa, possiamo dire, l'acido solfidrico ad altissima pressione era il superconduttore conosciuto a temperatura più elevata, che era una temperatura di oltre 200 Kelvin, quindi poche decine di gradi sotto lo zero. Questo sembra, diciamo, uno dice, vabbè, comunque a 50-60 gradi sotto zero non è che sia una cosa che ci risolve la vita. No, però è già mostruosamente più semplice da maneggiare dal punto di vista della temperatura rispetto a quello che dicevamo prima. Il problema resta la pressione. E anche nel caso di quest'ultima scoperta, che appunto è questo composto di acido solfidrico, a
idrogeno puro e un altro composto di idrogeno e carbonio sostanzialmente, sì che a 14 gradi sopra lo zero diventa superconduttore, però diventa superconduttore appunto a 3 milioni di atmosfere quasi, che insomma è qualcosa di davvero poco allettante dal punto di vista delle possibili applicazioni pratiche, diciamo. C'è da dire che negli anni 80-90 era proprio alchimia, nel senso che provavano composti veramente come gli alchimisti, alcuni funzionavano, alcuni no. Alcune volte mi ricordo che scrivevano sugli articoli, quando si sottomette l'articolo per la revisione tra pari, scrivendo il composto volutamente sbagliato per evitare che poi il revisore facesse lo stesso esperimento e glielo pubblicasse prima. E spesso addirittura succedeva che il composto scritto col nome sbagliato era superconduttore pure quello. Quindi adesso con i supercomputer stanno facendo un'analisi un po' più sistematica dei meccanismi. E io non riesco a immaginarmi perché ad alta temperatura, ad alta pressione, le coppie di Cooper, appunto le coppie di elettroni, si debbano formare e l'oggetto debba diventare superconduttore. Sì, è schiacciato, non può andare da nessuna parte, però sembrerebbe un po' controintuitivo, sotto molti aspetti. Però Sotto funziona, quindi. parecchi. Beh, infatti è una cosa, in realtà, diciamo, non tutti i superconduttori, la teoria sottostante alle coppie di Cooper, la teoria Bardeen-Cooper-Schrieffer, BCS. La teoria BCS descrive appunto i superconduttori a temperatura, a bassa temperatura in buona sostanza, e ha, diciamo, un certo campo di applicazione. Quello che fanno certi superconduttori ad alta temperatura critica non è chiaro se può essere spiegato attraverso la teoria BCS. Anzi, tipicamente le persone dividono i superconduttori in convenzionali e non convenzionali proprio se il comportamento può essere ben spiegato dalla teoria BCS o se la teoria BCS non ha una buona capacità di Di descrizione del descrizione fenomeno. del fenomeno. E per questi l'idea della coppia di Cooper potrebbe non essere funzionale. Io immagino che ci sia qualcosa che in qualche modo ha un effetto similare, cioè il fatto di avere l'elettrone che non riesce a cedere energia perché l'energia che dovrebbe cedere è troppo grande rispetto a quella che ha. Però perché questo avvenga è, secondo me, più mentre a bassa temperatura c'è, diciamo, tutto un impianto teorico di fisica dello stato solido, cioè noi dovremmo sapere molto bene come descrivere il comportamento di, ad esempio, un cristallo a bassa temperatura che vibra secondo certe regole, secondo certi schemi che sono relativamente semplici. Più la temperatura è bassa, in realtà, più questa descrizione diventa semplice. È una, come posso dire, a pressione molto elevata, questo probabilmente non è altrettanto semplice, cioè diventa qualcosa di molto più difficile da descrivere. Dato una curiosità, Bardeen, del trio Bardeen-Cooper-Schrieffer, è uno che ha vinto il premio Nobel per la fisica 2 volte. La prima volta nel 1956, perché negli anni 40 aveva contribuito in modo determinante alla costruzione dei primi transistor, e poi nel 72 per la teoria BCS. Quindi c'è una Tanto personcina con delle buone idee, diciamo. di cappello. Già il transistor, appunto, è talmente rivoluzionario. C'è da dire anche che i superconduttori, oltre ad avere resistenza a nulla, espellono il campo magnetico dal loro interno. Quindi poi ci sono tutta una serie di applicazioni legate ai treni, alle levitazioni magnetiche e così via. Quindi se funzionassero a temperatura ambiente sarebbe rivoluzionario per tutta una serie di campi e di motivi. Anche perché potresti fare avvolgimenti molto più efficienti per gli alternatori. Sì, per qualunque, i motori, i trasformatori, già si usano, il CERN va con magneti superconduttori, infatti, come forse molti ascoltatori sapranno, quando fu acceso la prima volta che lo portarono, tra virgolette, a palla, sempre come si dice a Roma, cioè alla massima energia,
una microscopica resistenza tra i vari, tu la sai forse molto meglio di Una me, saldatura malfatta. di che fece una resistenza di 0,0001 ohm, fece il quench, cioè fece tornare non superconduttore l'oggetto superconduttore liberando, come quando la barzelletta, no, del lago che si ghiaccia e tu muori bruciato perché liberi tutta l'energia per ghiacciare il lago. E lì spostò il magnete, non so se di 7 metri, fu una cosa, un affare Il lungo. problema è che, allora, l'anello è 32 27 km circa, no? Questi 27 km sono fatti per la maggior parte di magneti che sono lunghi una quindicina di metri e che sono degli oggetti che sono dentro un tubo che è circa 70 cm di diametro, praticamente pieno di ferro. Cioè, dovete immaginare una serie di cilindri lunghi 15 metri di 70 cm di diametro, pesantissimi, imbullonati a terra. Devono essere posizionati molto precisamente per potersi muovere correttamente, cioè per poter far sì che le particelle accelerate al loro interno si muovano correttamente sulle traiettorie giuste. Questi oggetti sono, tra uno e l'altro ci sono delle saldature fatte a stagno, cioè il cavo superconduttore l'aspetto che ha è quello di una treccia di fili che sembra rame a vederlo, perché in realtà è niobio titanio. Una serie di filamenti molto sottili di tipo 7 micron di niobio titanio in una matrice di rame, ciascun filo. Poi una trentina di fili sono formano una corda piatta che è il vero e proprio cavo conduttore, cavo superconduttore. All'interno di questi cavi viaggiano circa 12.000 ampere. Le dimensioni sono circa 20 mm per 2. 15 mm per 2. Quindi una quantità di energia mostruosa, se La quantità di energia è consideriamo. mostruosa e questi cavi sono saldati tra di loro a stagno. Che è il metodo classico, cioè lo stagno, quello del saldatore Quello, del sì, lo computer. stesso modo con cui saldereste dei fili a casa, dei fili di rame. Solo che la saldatura si fa su una lunghezza di circa 30 cm, cioè 30 cm del cavo che arriva da una parte, 30 cm del cavo che arriva dall'altra, c'è una scatoletta di rame che viene messa intorno al cavo e tutto questo viene riempito di stagno. La saldatura fatta in questo modo ha una resistenza, la resistenza diciamo nominale dovrebbe essere dell'ordine di qualche miliardesimo di ohm, una cosa veramente irrisoria. Se la saldatura non è fatta correttamente, quello che può succedere è che ci sia una resistenza un po' più elevata. La resistenza a 12.000 A e una resistenza di una frazione di ohm vuol dire una frazione di joule di energia, una frazione di watt che viene dissipata all'interno di questa. Se questa energia è troppo grande rispetto al calore che può portare via il liquido refrigerante all'interno del quale sta il refrigeratore e il conduttore, che in quel caso è elio superfluido a 1,9 Kelvin, inizia a scaldarsi. E se si scalda troppo rapidamente, aumenta la resistenza, aumenta la dissipazione, fino al punto di fondere lo stagno e far saltare la saldatura. Quando la saldatura salta a 12.000 A, in un bagno d'elio, che è diventato elio gassoso, a quel punto si forma una scarica elettrica tra i due conduttori che sono a quel punto staccati e in quel punto si genera una quantità di calore mostruosa, cioè praticamente si rilascia tutta l'energia che era immagazzinata non nei due magneti Ma in collegati da tutto. quella saldatura, ma in una serie di magneti, perché poi sono collegati in serie un certo numero di magneti, parecchi. Questa cosa ha fatto vaporizzare in una frazione, in, diciamo, un tempo molto breve, dell'ordine dei secondi, tipo 2 tonnellate di elio liquido. Ci sono voluti giorni perché la temperatura salisse sufficientemente all'interno della galleria perché gli operatori potessero entrarci e questi magneti si erano spostati. Magari non di metri, ma di svariati centimetri, degli oggetti appunto che sono praticamente dei cilindri pieni di ferro lunghi 15 metri di 70 cm di E diametro, imbullonati al suolo. imbullonati in terra. Quindi, diciamo, come posso dire, l'effetto è stato veramente, veramente mostruoso di quella saldatura, che era probabilmente una saldatura difettosa. Ce ne sono migliaia di saldature di quel tipo all'interno di LHC e ce n'era una difettosa. Dopo sono state controllate, ricontrollate tutte quante, sono stati cambiati tutti i sensori che vanno a valutare diciamo,
l'insorgenza di un riscaldamento locale potenzialmente pericoloso. Sono state fatte una marea di lavori per poter gestire incidenti di questo tipo che non si sono mai più verificati, per fortuna. Neanche prima si erano mai verificati. Però l'EHC è una macchina un po' più complessa di quelle che erano state costruite prima. Beh, sì, è molto più complicata. Però anche lì, se non ricordo male, il direttore stava scadendo, voleva portarla a 14 TEV per chiudere in bellezza. Cioè, c'era anche un motivo politico per essere andati così, appunto, a palla. Poi dopo il piano per alzare l'energia fu fatto quasi termodinamico, cioè certosino, via via, TEV, piano piano e così via. Con le particelle dentro per forza, Beh, quello cioè, per no, forza, se no. Cioè... ma anche cioè, molto più rischioso. Se, finché tu fai rampare i magneti così a Ah, vuoto, certo, sì. potresti fare dei danni, ma ai magneti. Se tu c'hai anche le particelle dentro, i fasci di LHC sono molto intensi e anche a bassa intensità. Se i magneti si spengono di colpo, le particelle invece di girare sulla loro traiettoria vanno dritte e bucano quello che trovano. Sì. Infatti i Quindi beam stopper sono sempre tonnellate e tonnellate, blocchi e blocchi di solito ferro, di cemento, ferro, cemento e così piombo. via, perché appunto nel caso che il fascio se ne vada per la tangente, ma letteralmente, perché appunto l'orbita è circolare e quello prosegue dritto, meglio non stare sulla traiettoria del fascio, come successe a un fisico italiano, anche a uno russo che si beccò il fascio del protosincrotrone, sopravvisse tutte e due. Però Sì. il russo l'ho preso in capoccia proprio, c'è un buco. Sì, dicono che abbia perso un po' di capacità di linguaggio e, come si dice, e che abbia dei problemi di paresi alla metà della faccia colpita e che questo faccia sì che abbia metà della faccia che è invecchiata molto meno dell'altra. La Ah, perché la muove di meno muove di la... meno, sì. Comunque, state lontani dai fasci di particelle e magari giocate con magneti superconduttori se ci riuscite, sperando che si arrivi a quella temperatura ambiente prima o poi. Forse l'ho già detto qualche volta, la superconduttività è stata scoperta nell'11, la superconduttività ad alta temperatura critica nell'86 e sono le date di due passaggi successivi della cometa di Halley. A questa Sarà mi un mancava. caso, però io aspetterei il prossimo. Coincidenze, come dico sempre, a noi di Voyager piace credere di no. Sono gli alieni sulla cometa di Halley che influenzano in maniera psichica noi terrestri, in maniera che si prosegua. C'è un racconto di Asimov che c'era questa entità extraterrestre che does a beaker, porta un'ape, no? Che fa proseguire la razza umana perché gli serviva il motore dell'iperspazio per spostarsi come una farfalla, che da bruco deve diventare farfalla, gli serve il motore a curvatura per andare a diffondersi nella galassia. Cercatela perché è molto carina, breve, un gioiellino di Asimov. E quindi tu dici che la cometa di Halley è quella che In qualche modo influenza. ispira la ricerca in superconduttività. Molto bene, direi che siamo arrivati in chiusura. Sì, citiamo solo forse questa cosa che è proprio una notizia del 19 ottobre, quindi è molto recente, che è uscito Nature Italy, cioè un'edizione di Nature per italiana, sia in italiano che in inglese, online. L'editor in chief è Nicola Nosengo, ha fatto anche vari libri sui tipi di tecnologie fallite, tipo il Betamax, il vinile e così via. E appunto qui nell'editoriale, che si legge gratuitamente, a differenza di molti articoli, l'idea è appunto di farlo diventare un punto di riferimento per la comunità scientifica italiana e anche non gli addetti ai lavori. Quindi ce n'è bisogno, speriamo bene. Assolutamente sì, la letteratura scientifica ha sempre vita un po' difficoltosa e se un nome grosso come Nature si muove è comunque una buona idea, comunque una buona notizia. Sì, curioso che ci sia, solo bisognerebbe vedere se c'è anche per altre nazioni o se è una cosa fatta per l'Italia, perché appunto qui il dibattito tra scienza, pseudoscienza e politica è un po' più critico, però è anche vero Vivace, che diciamo. è vivace. Però anche in America, voglio dire, siamo vuoto per pieno, siamo molto meglio noi che lo stato attuale negli Stati Uniti, per cui
È chiaro che soprattutto in questo periodo di virus, di critico, un'attenzione maggiore sia ai risultati scientifici, ma anche alla comunicazione dei risultati scientifici stessi è necessaria. Perché poi, appunto, se io poi spiego Higgs o Betelgeuse o Tunguska male, ma poi alla fine chi se ne frega sul virus, è un po' più delicato, insomma. Appena appena, diciamo. Anche perché poi questo si ripercuote su scelte che sono un po' più grandi anche di noi singoli. Molto Esatto. bene. Vi ricordiamo, come sempre, tutti i modi che avete per comunicare con noi, cioè la nostra mail info@scientificast.it. Ci trovate su tutti i social, Instagram, Twitter, Facebook, e il canale Telegram, che ha superato ormai di slancio gli 800 soci, gli 800 partecipanti, ed è sempre molto attivo. Direi a questo punto che è giunto veramente il momento di salutarci, e E niente, alla prossima. alla prossima. Grazie. Ciao.